Ciao a tutti amici miei, ben ritrovati dal vostro Giampi. Ricomincia il campionato, che bello, finalmente. Quindi siamo qui per fare i pronostici della 13ª giornata. Allora, c'è il solito programma spezzatino, che questa volta va dal sabato al lunedì. E 7 partite verranno trasmesse da Sky, 3 da DAZN. E ovviamente sto DAZN a me non è che certe partite non si vedano, poi dipende da zona a zona. Cioè. Allora, si comincia sabato alle ore 15, ci sarà Udinese-Roma, trasmessa da Sky. Il mio pronostico per questa partita è over. Poi sabato alle ore 18 ci sarà Juventus-Spal, trasmessa da Sky. Il mio pronostico qui non può che essere scontato, quindi dico 1. Penso proprio che è così. La Juve non sbaglia mai partite come queste, difficilmente. Poi alla sera, alle ore 20:30, ci sarà Inter-Frosinone, trasmessa da DAZN. Il mio pronostico per questa partita è no gol, perché credo che l'Inter abbia una buona difesa e quindi credo che il Frosinone non segnerà. Poi passiamo domenica alle ore 12:30, bella sfida, ci sarà Parma-Sassuolo, trasmessa da DAZN. Il mio pronostico per questa partita è gol. Poi, alle ore 15 di domenica ci sono ben tre partite, tra cui Bologna-Fiorentina, trasmessa da Sky. Il mio pronostico è X2. Poi, sempre alle ore 15, Napoli-Chievo, trasmessa da Sky. Il mio pronostico anche qui è scontato 1. Non so, il Chievo è capace che magari qualche gol a Napoli. Uno magari riesce anche a farlo, ma credo che il Napoli non sbagli questa partita, quindi. Poi, sempre alle ore 15 c'è Empoli-Atalanta, trasmessa da DAZN. Il mio pronostico per questa partita è over. Poi, domenica alle ore 18, bella sfida, c'è Lazio-Milan, trasmessa da Sky. Il mio pronostico per questa partita, gol. Arriviamo al punto mio dolente. Domenica alle ore 20:30 ci sarà Genoa-Samp, il derby di Genova, trasmessa da Sky. Allora, prima di dire il mio pronostico, tanti hanno detto e ho sentito i commenti che sicuramente per il momento delicato che stanno vivendo, tra virgolette delicato, comunque entrambe le società, perché arrivano da tre sconfitte consecutive, ne uscirà un X grosso come una casa. Potrebbe anche essere, quindi tenderanno a non farsi male. Io un po' credo a questa teoria, quindi credendo a questa teoria il mio pronostico è no gol. Speriamo bene. Per chiudere questa giornata, lunedì alle ore 20:30 ci sarà Cagliari-Torino, trasmessa da Sky. Ecco, il mio pronostico, il Torino, secondo me, è nettamente più forte del Cagliari. Ma il Cagliari in casa riesce a dare il meglio di sé, quindi credo nel Cagliari e dico 1x. Bene, questi sono stati i pronostici di questa giornata. Per me è molto importante, c'è il derby. Niente, cosa dire? Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Sempre forza Samp. Ciao a tutti.